L'avvenimento qui sintetizzato, questa immagine, lo conoscono tutti. È New York, la mattina dell'11 settembre del 2001, quando appunto le torri gemelle del World Trade Center vengono attaccate da un comando terroristico in una maniera allora mai vista prima da allora, attraverso appunto degli aerei di linea che vengono appunto dirottati, sequestrati da terroristi, poi si saprà, islamici legati ad Al-Qaeda, situazione di cui poi diremo ancora qualcosa in più, andranno appunto a schiantarsi sulle Torri Gemelle del World Trade Center, un dramma, una tragedia che il mondo intero assistette in diretta televisiva, sbigottito assolutamente. Le Torri Gemelle crollarono una dopo l'altra, portando con loro migliaia di persone. Un avvenimento scioccante per il mondo intero che ha cambiato la storia del mondo. 11 settembre 2001, praticamente l'inizio del XXI secolo. Occorre dire, appunto, ecco, questo sarebbe il punto di partenza, ma come il XXI secolo arriva alla conclusione, diciamo, non era passato moltissimo tempo dal punto di vista storico, 10 anni. Poco più della fine della guerra fredda, di quel conflitto globale che aveva visto combattersi due mondi, due società, due economie, il comunismo da una parte rappresentato dall'Unione Sovietica, poi sconfitto, perdente, dall'altra parte invece il cosiddetto mondo occidentale, il mondo libero, organizzato secondo il libero mercato, il capitalismo, se vogliamo, la libertà di traffici, di commerci, le libertà appunto sacre della rivoluzione francese, il sistema parlamentare, e il risultato alla fine vincente, il mondo comunista era crollato su se stesso, da lì giubilo, gioia, soddisfazione di fronte ad un avvenimento per molti versi inatteso per i tempi, i modi, la rapidità con cui si era sviluppato, ma già allora qualche storico cominciava a dubitare come tutto questo avvenimento portasse al migliore dei mondi possibili, come molti in qualche modo speravano. La guerra fredda è finita, il conflitto è finito, c'è un'unica superpotenza, gli Stati Uniti d'America a capo, a guida di un mondo libero, finalmente tutti gli stati mondiali riuniti in un'assemblea, in un consesso mondiale, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, potranno guidare il mondo davvero verso un mondo migliore, verso la pace, benessere, non soltanto economico ma anche sociale. Non tutti gli storici erano così convinti di questo. Ad esempio, il celebre saggio Il secolo breve di Erich Hobsbawm si concludeva con riflessioni piuttosto dubbie su tutto questo. Hobsbawm si chiedeva come questo nuovo disordine mondiale, che lui andava in qualche modo a definire, una volta che il vecchio ordine mondiale era comunque un ordine, quello della guerra fredda, era finito, era comunque un disordine di natura poco chiara. Sarebbero stati in grado gli Stati Uniti e appunto gli strumenti come l'Organizzazione delle Nazioni Unite di tenere sotto controllo tutte le tensioni, i problemi che comunque continuavano ad esserci, ad esistere, a covare sotto la cenere, diciamo così, di questa guerra fredda adesso terminata? Sarebbero stati in grado gli Stati Uniti davvero di guidare il mondo intero? Tutto questo avrebbe quindi zittito in un certo senso tutte le altre tensioni, egoismi, a partire da quello magari degli stessi Stati Uniti, che in qualche modo hanno sempre un po' regolato i rapporti mondiali, e in realtà Hobsbawm vedeva bene. Già l'ultimo decennio del XX secolo non fu poi così pacifico, pensiamo soltanto a quello che accadde in Europa, era 50 anni che non accadeva, era accaduto vicino a noi, i paesi dell'ex Jugoslavia, la Jugoslavia si frantuma, questo insieme di popoli, di nazionalità balcaniche, tenute assieme per decenni, se vogliamo, dalla guerra fredda, da un sistema socialista guidato allora dal padre padrone, Tito, uscito vincitore dalla Seconda Guerra Mondiale, aveva retto
Ma adesso Tito non c'è più, la guerra fredda non c'è più, il sistema si frantuma, va a pezzi, i coci sono davvero molto rumorosi. Nella ex Jugoslavia avverranno dei conflitti, delle vere e proprie guerre civili terribili al loro interno. Oggi c'è ancora qualcuno, per quello che è avvenuto, che paga per crimini contro l'umanità, vengono dei veri e propri genocidi, per pulizie etniche nel tentativo di non cedere il potere che si aveva o di guadagnare quello che veniva reputato uno spazio legittimo, quindi tutt'altro che pace, tutt'altro che tranquillità già da allora. E poi arriva l'11 settembre del 2001, quando i terroristi islamici decidono di schiantarsi contro quello che è il simbolo reale materiale del vincente capitalismo, New York, Manhattan. Le torri gemelle del World Trade Center era davvero il simbolo del capitalismo vincente. Lì cominciava davvero un'altra storia. Il mondo non è più stato uguale da allora. Ecco, allora andiamo a vedere qualcosa in più di quello che sta succedendo. Un vero e proprio attentato suicida. Quattro aerei di linea, appunto abbiamo detto Al-Qaeda, un'organizzazione, quello che vediamo, guidata da Osama Bin Laden, non proprio un personaggio qualunque, non proprio uno sconosciuto. Di fatto, ecco, l'attacco viene esercitato contro le Twin Towers, abbiamo già detto, il World Trade Center, il cuore poi della tragedia, ma non solo. Un altro aereo andò a schiantarsi contro la sede del Dipartimento della Difesa americana, il Pentagono. Washington, appena fuori proprio dal perimetro del distretto di Columbia, è un cuore del potere, la difesa. E poi addirittura un altro aereo avrebbe dovuto schiantarsi contro il Campidoglio, ma poi la storia proprio è poco chiara, ma fondamentalmente i passeggeri stessi capirono quello che stava avvenendo, sentirono quello che stava già succedendo a New York e così via, si ribellarono e il risultato finale fu che l'aereo si schiantò in un campo di Pennsylvania, oggi appunto questi passeggeri morti ovviamente sono considerati dei martiri all'interno degli Stati Uniti. 2.996 furono alla fine i morti, in totale 6.400 i feriti, di 4 i dispersi, un numero che all'inizio sembrava ancora più tragico e più elevato, comunque 3.000 persone morirono e altre ne morirono ancora in tempi successivi. Lì è difficile esattamente calcolarli perché in realtà tutto quello che per le conseguenze che questo crollo, queste opere architettoniche colossali causò, in realtà appunto i fumi, i gas che ne fuoriuscirono portarono coloro che li respirarono, anche magari gli eroici vigili del fuoco di New York, con le quali proprio persero la vita per cercare di salvare il possibile, quella tragedia pazzesca. Penso tutti noi ci ricordiamo o abbiamo visto almeno le immagini, anche se non eravamo nati, tumori, malattie respiratorie causate da tutto questo. Qua, se voi andate nel museo, mi ricordo che c'è proprio in quelle che erano le fondamenta del vecchio World Trade Center, adesso completamente ristrutturato, e parte appunto è un memoriale a ricordare tutto questo. Questa è un'immagine di grande effetto, dove sono appunto tante piccole fotografie, uno per uno, di coloro che hanno perso la vita in questa tragedia. Certamente non voglio molto impatto, come questo museo, che qualcuno potrà ancora viaggiare, andrà a New York, consiglio assolutamente di andare a visitare, non si deve dimenticare. Non è stato purtroppo però l'unico, perché da allora in realtà è cominciata davvero una nuova guerra, chiamiamola la guerra contro il terrore. Tutti gli stati occidentali, gli Stati Uniti in primis, ma anche tutti gli stati europei sono stati coinvolti in quanto paesi crociati, quindi accusati di essere occupanti diretti e indiretti, di essere i gestori quindi di un sistema di relazioni mondiali che direttamente o indirettamente controllavano il mondo intero. Dovevano essere cacciati dalla nazione islamica, che doveva recuperare le sue radici, sconfiggere gli invasori, di cui gli Stati Uniti chiaramente erano guida. Quindi ecco, si scatena una nuova guerra, una guerra appunto fondamentalmente fatta di attentati terroristici ad opera appunto di associazioni, così di qua Al-Qaeda assoluta è quella appunto direttamente responsabile dell'attacco a New York. Dall'altra parte
Gli stati, a partire dagli Stati Uniti, hanno dovuto organizzarsi, prima di tutto gestendo in maniera diversa anche il vivere comune. Il primo problema era la sicurezza, sconfiggere questi attaccanti che si mescolavano, o si pensava che si mescolassero all'interno della popolazione comune, come avevano fatto in effetti questi terroristi che poi sono schiantati sulle Torri Gemelle. Quindi ecco, se la sicurezza veniva prima di tutto, si cambiavano anche le norme, si cambiavano anche le leggi, la sicurezza magari prima anche della libertà, dei sacri, inviolabili diritti di libertà dei singoli cittadini, proprio che sono il cuore del sistema occidentale. Questo ha causato molte polemiche, ma il mondo è cambiato. I viaggi, il viaggiare in aereo, alcuni principi fondamentali, anche il modo di gestire coloro che venivano in qualche modo giustamente o a volte anche ingiustamente accusati di essere diretti, responsabili o collegati, come giustificarli, come i gestori degli Stati Uniti in primis hanno negato molti dei loro diritti fondamentali di cui giustamente andavano così fieri in nome della sicurezza. Coloro che in qualche modo venivano anche arrestati venivano rinchiusi in prigioni e torturati, torturati per far parlare. Stati occidentali che torturavano, sono prigionieri, prima ancora che queste venissero giudicate come colpevoli, responsabili. La prigione di Guantanamo, una prigione che si trova in realtà sull'isola di Cuba, ma è l'unica, diciamo così, parte dell'isola Cuba ancora sotto diretto controllo degli Stati Uniti, che lì avevano ancora una loro base, divenne tristemente nota, e non solo, anche in seguito. Quindi molti problemi, anche appunto proprio nel modo di gestire questi rapporti che hanno cambiato la nostra vita. Va bene, lo diciamo adesso nel 2021, quando la nostra vita è cambiata ancora per altri motivi, la terribile pandemia, ma anche allora, appunto, sull'onda di una serie di attentati spaventosi che andavano a colpire il vivere civile delle nostre città, la vita quotidiana, diurna e notturna, il sistema dei trasporti, gli spettacoli, in qualche modo all'interno, il nostro davvero libero vivere quotidiano, in qualche modo era davvero spaventoso, non sapevi come reagire. E qua si mettono soltanto alcuni, molti altri, ma questi sono quelli più terribili. Dopo il 2001 hanno colpito alcune tra le principali città del mondo occidentale. Madrid nel 2004, le stazioni della metropolitana, quella di Atocha, su tutte 192 le persone morte. Poi Londra il 7 luglio del 2005, una serie di attentati, sempre suicidi, stazione della metropolitana, autobus, altri 52 morti. E poi alcuni, quelli che sono avvenuti in Francia, più volte colpita appunto di attentati di questo tipo. Forse uno di quelli che in qualche modo ha colpito di più l'opinione pubblica, che era diffuso per l'intera città, andava a colpire una sala di concerti dove c'era un concerto, il Bataclan, c'era un gruppo di heavy metal che stava facendo il suo concerto pubblico, viene attaccato dai terroristi, o i terroristi altri giravano invece per le vie dove c'erano ancora la gente ai bar, ai ristoranti, e andava a colpirli, a ucciderli uno per uno. Un'idea anche quello di andare a colpire lo Stade de France, lo stadio, c'era una partita di calcio, la nazionale francese che stava giocando. Quell'attentato non funzionò, ma avrebbe potuto essere terribile e rendere ancora più spaventoso l'esito. E poi i festeggiamenti per il 14 luglio a Nizza, perché poi, ecco, colpiti in qualche modo da una repressione molto violenta, i terroristi fanno sempre più fatica ad organizzarsi e quindi semplificano il loro modo di agire. Molto semplice: prendi un mezzo di trasporto, lo prendi, lo rubi, un'automobile, un camion pesantissimo e ti schianti contro la folla. Non ci vuole molto da questo punto di vista, non ci vuole una grande organizzazione, ma gli effetti possono essere spaventosi, come quello che avvenne a Nizza il 14 luglio 2016, lungo la celeberrima Nizza, la Promenade des Anglais, la passeggiata degli Anglais, dove appunto si ritrovavano migliaia di persone. Un camion si getta contro di loro, 86 morti, più di 400 i feriti, e poi il sistema uguale. È Natale, siamo a Berlino, ci sono i mercatini, siamo a Charlottenburg, uno dei quartieri più importanti di Berlino.
12 morti e 56 feriti. E poi abbiamo detto i concerti, la pop star Ariana Grande, molto nota, un pubblico di giovani, 22 morti e 120 feriti, molti di questi giovanissimi, esplosione di una bomba. E poi lungo le vie, le strade, Barcellona, la Rambla di Barcellona, con un camioncino, la folla sulle Rambla, un'auto si schianta contro dei pedoni, 15 morti, un centinaio di feriti. Ma sarebbero molti di più. Londra, in Germania, in Francia, con un semplice coltello, si colpisce chi si può in tutte le grandi città d'Europa. Questo è avvenuto soltanto per parlare di ciò che avviene in Europa, perché sembra che contino meno quante queste cose avvengono in Medio Oriente, nelle zone più difficili, ma queste sono avvenute anche lì, decine, centinaia di morti che noi magari, perché avvengono non avvengono in Europa, negli Stati Uniti, tendiamo più facilmente a dimenticare. Stavamo dicendo anche i protagonisti di tutti questi. Prima di questo, Osama Bin Laden, non uno qualunque, di un'importantissima famiglia saudita legata alla stessa famiglia reale saudita, una famiglia ricchissima, diciamo, in possesso di pozzi di petrolio. La loro famiglia era anche amica personale, ad esempio, della famiglia Bush, che sono importantissimi petrolieri texani. George W. Bush era presidente degli Stati Uniti in quel momento. Le due famiglie si conoscevano, ovviamente non potevano immaginare quello che, diciamo così, questo figlio ribelle stava organizzando. Sapeva, poteva immaginare quello che pensavano, ma non una cosa di questo tipo. I servizi segreti americani sono stati molto criticati per aver saputo in qualche modo prevenire ciò che stava avvenendo. È vero che è stato, non dico un unico, ma una prima volta così spaventosa, ma in realtà vennero colti completamente di sorpresa. La guerra al terrore, la caccia a Osama Bin Laden fu un qualcosa che poi divenne fondamentale all'interno degli Stati Uniti. E quando poi, appunto, in un raid delle forze speciali statunitensi in Pakistan, Osama Bin Laden venne davvero ucciso, e questo fu un motivo appunto di vanto dell'amministrazione statunitense allora democratica, non repubblicana, non più guidata da W. Bush. Osama Bin Laden, quindi ecco, ma non è l'unico, ecco, perché in realtà poi la guerra, lo vedremo, si va a diffondere per anni nei paesi in cui pensava che, in realtà poi, a volte questo era la pura realtà, che personaggi di questo tipo, la guida appunto di queste organizzazioni, si rifugiassero in questi paesi, in Afghanistan, in Pakistan, in Iraq. Ecco allora la persecuzione. E infatti abbiamo trovato prima Osama Bin Laden e poi anche il capo di un'altra organizzazione che poi si è affiancata in qualche modo e si è sostituita come importanza in un certo senso, due sono ancora vive. Quello che è il cosiddetto Stato Islamico, l'ISIS, terrorista, uno Stato di fatto, un'organizzazione terroristica più esattamente, poi trasformatasi, diventata Stato vero e proprio. Abu Bakr al-Baghdadi, il capo appunto califfo del terrore, venne anche chiamato colui che sembrava davvero impossibile da andare a catturare. Quante volte? Non mi ricordo più quante volte la televisione annunciava la morte di questo personaggio. In realtà riusciva sempre a sfuggire a quella che era la caccia che in realtà il mondo intero c'era anche delle taglie ricchissime che gli Stati Uniti avevano, diciamo, promesso a chi avesse dato informazioni. Ma dalle informazioni era pericolosissimo, appunto, darle in un ambiente di questo tipo, quando sul territorio, quando comandavano loro, perché appunto, ecco, l'ISIS divenne anche uno stato esteso buona parte di un territorio dell'Iraq, della stessa Siria o così via, e lì appunto comandava lui. Ma alla fine, il 27 ottobre 2019, ecco allora un altro motivo di vanto delle organizzazioni, delle amministrazioni americane, questa volta quella repubblicana di Donald Trump, finalmente a prenderlo e ad ucciderlo, sempre le forze armate statunitensi, questa volta appunto in Siria, non in Pakistan come prima, perché appunto è una guerra, la guerra scoppia subito. Se questi sono i personaggi, erano i capi, non esistono più, ma sono stati sostituiti in qualche modo. Il terrorismo, non dimentichiamolo, è sempre comunque presente, anche se fortemente dimezzato, attaccato, ma ci vuole poco, con un coltello creare terrore, capitano ancora.
avvenimenti di questo tipo nelle grandi città europee. Ma è chiaro che si capisce subito dove si andavano appunto a rifugiare questi uomini, appunto in questi paesi in cui era difficile controllare, le zone erano sconosciute, impervie, e sfuggivano sotto il controllo anche delle potenze occidentali. L'Afghanistan di fatto è uno stato, ancora un territorio tribale, una volta che grazie anche ai soldi delle potenze occidentali, Stati Uniti in primis, i sovietici erano stati cacciati e si erano aiutati appunto anche queste popolazioni locali fortemente guidate da, diciamo, oggi noi lo chiamiamo terrorismo, da guide, diciamo così, politico-militari e religiose. Di fatto, il sistema dell'Afghanistan era stato anche favorito dall'Occidente, che per cacciare i sovietici si era appoggiato anche appunto su ribellioni di questo tipo, fortemente, diciamo così, islamizzate, che poi si ribellano agli stessi occidentali e quindi poi finiranno appunto per attaccarci nell'unico modo possibile, secondo attacchi di tipo terroristico. Ecco che allora la guerra terrore, quella che scatta subito, 7 ottobre 2001, di fatto ancora in corso. Di fatto ancora in corso, si trattava di distruggere Al-Qaeda, catturare e uccidere Osama Bin Laden. Questo, come abbiamo detto, avvenne anni e anni dopo in Pakistan, a cui il governo locale dei talebani, appunto questo governo locale, la cui esistenza era stata inizialmente favorita anche dalle potenze occidentali in funzione antisovietica, ma poi diciamo era sfuggita dal controllo dei paesi occidentali, i talebani appunto avevano dato rifugio e protezione, creando appunto uno Stato guidato dalla Sharia, dalla legge islamica, che quindi cacciava ovviamente prima gli atei invasori sovietici, ma poi trovava appunto nemici, appunto noi, gli occidentali, i crociati. I costi umani di questa guerra sono stati altissimi, si stimano in circa 140.000 le vittime afghane, stragrande maggioranza delle quali civili, ovviamente, effetti diretti e indiretti, una guerra che poi è una guerra appunto per bande, una guerra dove tu devi andare a scovare i terroristi che si nascondono. Ovviamente non è una guerra campana, uno scontro aperto, sarebbe impossibile. Scusate, 3.500 i soldati delle forze NATO impegnati in tutto questo, a cui poi si aggiungevano 2.000, diciamo il termine, contractors e cooperanti, vuol dire soldati pagati. Il termine una volta si usava era semplicemente mercenari, che venivano pagati per andare appunto molte volte anche a svolgere il lavoro sporco, quello che in un certo senso le truppe regolari non potevano svolgere, o ufficialmente non potevano svolgere, che la guerra era terribile come ogni tipo di guerra, qua ancora di più in un territorio sconosciuto, con una popolazione che in qualche modo non era sempre favorevole, chiaramente, agli occidentali. Da qui è successo di tutto, e non intendiamo soltanto ad opera di Al-Qaeda e dei talebani, il cui governo o il modo di gestire secondo la legge islamica è lontanissimo dai concetti democratico occidentali, cioè dalle libertà personali dell'individuo, ci mancherebbe altro. Ma a volte tutto questo, diciamo, siamo stati noi che ci siamo macchiati, pur di vincere di crimini di guerra, violazioni dei diritti umani, vere e proprie torture nelle carceri che venivano create dove questi personaggi venivano imprigionati. Insomma, molte volte queste sono state segnalate, di cui in qualche modo gli occidentali sono macchiati, pur di sconfiggere tutto qua. I costi economici poi mostruosi, pazzeschi assolutamente, 900 miliardi di dollari, di cui più di 800 miliardi a carico ovviamente sul lato degli Stati Uniti, che sono stati la guida, diciamo, ma non soltanto loro, l'intero, diciamo così, mondo in qualche modo ha collaborato, a volte appunto sotto l'egida dell'ONU, sotto l'egida magari delle anche truppe NATO, oppure individualmente, se non era possibile trovare accordi di questo tipo. Anche l'Italia, 7 miliardi e mezzo, truppe italiane sono ancora in giro per mezzo mondo, in Afghanistan, e non solo, in qualche modo per garantire in un certo senso quel delicato equilibrio, quella pace che faticosamente in qualche modo è stata raggiunta, anche se comunque appunto la guerra ufficialmente di fatto
non è ancora finita, ma non è l'unica. A questa poi si è aggiunta anche la guerra in Iraq, perché fondamentalmente poi si è reputato che dietro adesso non c'erano, dietro perlomeno a questi gruppi terroristici, c'erano dei veri e propri stati, e si accusa l'Iraq di Saddam Hussein di essere praticamente dietro a tutto questo, che era Saddam Hussein, era il padre padrone dell'Iraq, di allora stato ricchissimo per il petrolio, guidato appunto in maniera autoritaria, come normale, da un partito, il partito Ba'ath, un partito sunnita, uno degli elementi dell'Islam. L'Iraq è soprattutto abitato da una popolazione sciita, quindi un'altra interpretazione dell'Islam, ma il partito Ba'ath in realtà è un partito laico, occidentale, stretto amico dell'Occidente nelle sue origini, teoricamente appunto di ispirazione laica, non religiosa, in qualche modo occupava, pur se espressione di una minoranza sunnita dell'Iraq, occupava il potere da tempo, sua espressione, il padre padrone, autoritario come normale, appunto Saddam Hussein, andato al potere anche grazie all'aiuto degli occidentali, proprio in funzione anti-sciita, vorrebbe dire contro gli iracheni, contro i nemici iracheni che sono il cuore dell'Islam sciita. Ma poi, perché le cose cambiano, in qualche modo è diventato guida di una politica più autonoma, diversa, che si allontanava dagli interessi occidentali, e quindi viene accusato di essere responsabile anche di tutto questo, di creare anche delle pericolosissime armi chimiche, le cui industrie stanno creando armi chimiche, armi di distruzione di massa. Quindi bisognava deporlo. Deporre Saddam Hussein, dittatore legato al terrorismo islamico, in possesso di armi di distruzione di massa. L'amministrazione americana, W. Bush, va appunto anche negli Stati Uniti a denunciare tutto questo con delle prove false, prove in realtà false. Saddam Hussein era un spaventoso dittatore, aveva utilizzato, è vero, delle armi chimiche per andare al potere e così via, ma con Osama Bin Laden e quello che era successo l'11 settembre non c'entrava nulla. Quindi si mescolavano altri interessi in questa guerra. Un'altra guerra, quindi una delle diverse guerre del Golfo che tra il marzo 2003 e dicembre 2011 insanguinò l'Iraq. Anche lì, alla fine, questa guerra fu una guerra vincente, Saddam Hussein fu catturato, fu, poi siccome aveva perso, fu processato e giustiziato il 30 dicembre 2006. Spietato il dittatore, non c'è dubbio, ma le accuse per cui, diciamo, di questa guerra venne scatenata, poi è stato dimostrato, erano false, altri erano gli interessi. Dietro adesso appunto il predominio in Iraq, il controllo dei pozzi petroliferi iracheni, il controllo strategico dell'area che è ancora un problema vivo, è uno dei motivi fondamentali di tutto questo. Ma anche lì morti, 8.500 morti tra i soldati americani e gli alleati, più di 7.500 fra le forze di sicurezza irachene che comunque vennero sconfitte abbastanza rapidamente. Andiamo a vedere poi i numeri più elevati. Certo, gli insorti, le truppe di Saddam Hussein, qua i numeri aumentano, 85.000, 100.000. E i civili in questa guerra che è durata 8 anni, chi li ha calcolati realmente? E qua sono stime, perché poi la guerra si è trascinata appunto continuamente contro quella che molti hanno accusato di essere un'occupazione occidentale. Qua parliamo, si calcolano che rispetto a quella che era la normalità di ciò che accadeva in quel paese, in questi anni sono stati 500.000 morti in eccesso. Da dove saltano fuori questi morti in eccesso che normalmente non ci sarebbero stati? Beh, il 60%, le stime dicono che il 60% di queste 500.000 morti di troppo, che non si spiegano, che non sarebbero molto probabilmente avvenute se non ci fosse stata questa guerra, il 60% in scontri armati. I morti non si contano. Agli Stati Uniti poi i costi 500 miliardi di dollari. 500 miliardi di dollari, si dice che fra il 2003 e il 2008 sia costata, ma poi le cose continuano, i calcoli non si fanno. C'è chi dice che in realtà per il controllo dell'area, annessi e connessi, tutto quello che ancora ne esiste, perché poi altre vicende sono avvenute e sono ancora pienamente in essere, c'è chi dice che la guerra poi sia costata in realtà agli Stati Uniti 6 volte tanto.